oggi l'incontro con il prefetto per cercare di venire incontro appunto alla situazione delle operatrici. Abbiamo informato il prefetto di quello che è lo stato attuale di grave difficoltà in cui versano i lavoratori e in cui ci si accinge a far versare la città e gli utenti degli asili nido, che ricordo sono mamme lavoratrici e quindi condizionate pesantemente in quella che è la loro attività lavorativa. In questo momento ci ritroviamo con una interpretazione da parte dell'amministrazione di atti e fatti che in realtà condiziona pesantemente sia il numero dei bambini che possono essere ammessi in questa prima fase e di conseguenza anche il numero delle operatrici. Il signor prefetto ci ha rassicurato che in questo penso a brevissimo ci sarà un incontro con l'amministrazione. Noi non abbiamo ancora in verità ricevuto convocazione in tal senso, anzi abbiamo dalle pagine dei giornali e dei social ascoltato la voce dell'assessore Valeria Troia, la quale onestamente ha puntato il focus su tutta una serie di problematiche vere e reali della vicenda asili nido, ma non gli abbiamo sentito dire una parola che sia una su quelle che sono le vicissitudini che ne derivano per i lavoratori. E praticamente a pochi chilometri di distanza le cooperative stanno incontrando proprio l'amministrazione e voi non ci siete. Sì, questa è una scelta dell'amministrazione, infatti noi abbiamo sottolineato al prefetto l'aspetto che va urgentemente superato, il quanto contenuto nella delibera 161, che legittima due cose, i tagli occupazionali e l'avvio dei servizi asili nido con poche unità, senza considerare le tante iscrizioni che ci sono, creando naturalmente sia un danno sociale ma nel contempo il danno occupazionale, ricordando al prefetto che proprio in questa sede è stato fatto un accordo tra le parti lo scorso 2015 che prevedeva la tutela dei lavoratori e l'impegno da parte dell'amministrazione comunale, così come poi ha fatto in fase di gara d'appalto, mettendo una clausola che dava un maggiore punteggio alle cooperative che assumevano e garantivano gli aspetti occupazionali e di mantenere naturalmente gli attuali operatori. Questo sembra che è stato dimenticato da tutti, ma soprattutto dall'amministrazione comunale, quello che abbiamo sottolineato al sindaco. E proprio questo è che vogliamo che l'amministrazione comunale in queste ore, sia con l'incontro con le cooperative, speriamo insomma che incontri anche le organizzazioni sindacali, perché poi c'è anche questa incongruità, cioè noi diamo corso a un'iniziativa di lavoratori che rivendicano il proprio posto di lavoro, rivendichiamo da un punto di vista sociale che vengono rispettate le graduatorie e dato corso alle graduatorie delle tante famiglie che hanno bisogno di avere un posto presso l'asilo nido, e l'amministrazione invece di convocare chi naturalmente dà corso all'iniziativa, convoco le cooperative che naturalmente sì sono i gestori dei servizi ma non sicuramente tutelano come le organizzazioni sindacali i posti di lavoro, che perché loro paradossalmente potrebbero iniziare il servizio con meno operatori perché gli utenti e il numero dei bambini sono stati notevolmente tagliati. Per cui l'interesse sicuramente è nostro delle organizzazioni sindacali confrontarci con l'amministrazione a tutela sia dei lavoratori che dei servizi che sono stati tagliati. Una vicenda annosa quella degli asili nido. Si pensava si potesse risolvere con il nuovo bando di gara, eppure un anno dopo siamo ancora qua. Oggi c'è un'imputata ed è la volontà dell'amministrazione comunale che a chiare lettere, con una delibera molto discutibile, non fa altro che ridurre, a fronte di un regolamento che prevede un'apertura per 11 mesi, ridurre drasticamente la durata del servizio a 9 mesi, 9 mesi e mezzo, vieta alle famiglie di usufruire di un servizio fondamentale, impedisce ai bambini di poter sviluppare con la socialità un'attività fondamentale del loro sviluppo e mortifica pesantemente le operatrici, il personale degli asili che negli anni ha brillato per una grande acquisizione di eccellenza e di capacità lavorativa, di una grande capacità professionale e che oggi si vedono lasciate a casa con stipendi arretrati e un servizio che non parte, stenta a partire e quando partirà si dice che partirà a ranghi ridotti perché l'amministrazione per ora non intende procedere a nuove immissioni di nuovi bambini. Quindi si ci riferirà ai bambini degli anni precedenti, a quelli che non sono passati nel frattempo alla scuola dell'infanzia e questo penalizzerà i lavoratrici che verranno assorbite a ranghi ridotti. Non è quindi una protesta soltanto delle operatrici ma anche dei genitori, anche perché si trovano a far conto con un ISEE e quindi una rata
abbastanza cospicua. Accanto a questo, ho detto bene, c'è stato l'aumento della rata, c'è stata l'eliminazione della fascia di gratuità per le famiglie ai 6-0, quindi un disastro. Non posso non ricordare come Siracusa negli anni era fiore all'occhiello in tema di asili, oltre 400 bambini accolti nelle strutture pubbliche, oggi pare che siamo poco più di 100 bambini, per cui un disastro di dimensioni enormi che porta un grande dolore di carattere morale, perché un'amministrazione che penalizza gli infanti dà il segnale di quello che è il pensiero di questa amministrazione sul futuro di questa città.